ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video della serie Books Around the World. Siamo al quarto appuntamento. Io mi impappino con le parole come al solito e oggi vi parlo dell'Europa, o meglio, di un'autrice europea. Piccole premesse. L'autrice è francese, ok? È Fred Vargas, ma io continuerò a dire Vargas, perché sì, oggi ce l'ho così, non riesco. Vargas non mi viene continuamente da dire Vargas e quindi Vargas. Seconda premessa, me la sono dimenticata, perfetto. Allora, partiamo prima di tutto con i lati negativi di questo libro e poi ci lanciamo vertiginosamente in quelli positivi. Ah, ecco, la seconda premessa è che sarà un video lampo perché il libro è breve. Fine. Allora, lato negativo è che 13 euro per 95 pagine sono tanti! Cioè, capisco che è Einaudi, capisco che è la Vargas, capisco che ci sono le illustrazioni, capisco tutto quello che volete, ma 13 euro per 95 pagine sono tanti. Poi, le illustrazioni di Boudouin, sì. Le illustrazioni sono come quelle della graphic novel di Quattro Fiumi, del resto l'illustratore è lo stesso. Non mi piacciono, o meglio, queste sono meno inquietanti delle altre, probabilmente. Però non mi piacciono, l'abbiamo già detto e basta. Allora, arriviamo alle cose belle. Scorre la Senna, che cos'è? Scorre la Senna è una piccola raccolta di racconti, di fatto sono tre racconti per 95 pagine, come ho detto, quindi capite che non è niente di particolarmente impegnativo. Ritroviamo Arnsberg ed Englard, però si possono considerare, secondo me, come degli spin-off rispetto alla serie principale, diciamo, perché comunque non sono particolarmente legati ai romanzi, sono naturalmente sempre dei gialli. Nel primo racconto la polizia riceve delle lettere anonime che praticamente spingono Arnsberg ad indagare su un caso che in realtà non era considerato come omicidio e quindi di base l'avrebbero archiviato così, fine, e invece con queste lettere in realtà si smuove un po' tutta la terra sotto i piedi, ci sono delle scene che fanno anche un po' sorridere, ed è molto molto bello. È il più lungo dei tre, quindi considerate che questa ha 50 pagine, gli altri ne hanno 20 ciascuno. Il secondo racconto è incentrato sull'omicidio di una donna che viene ritrovata nella Senna. E nel terzo racconto invece si indaga più che altro su un tizio che ha sparato ad una donna dei piani alti. La cosa bella e particolare, secondo me, di questi racconti, ma perché c'è l'eco? È che esce, almeno secondo il mio punto di vista, un lato di Arnsberg che nei romanzi non viene particolarmente messo in risalto, ovvero proprio il lato umano di Arnsberg, il modo in cui si pone verso un determinato tipo di persone che non vi dico per non farvi spoiler, ma che sono naturalmente le persone con cui interagisce in questi racconti. Mi ha particolarmente sorpreso anche Danglard, perché da lui, diciamo, mi aspettavo delle cose un pochino diverse, però ci sta, perché perlomeno non è proprio tutto molto scontato. Un'altra cosa che sicuramente mi è piaciuta tantissimo è la scrittura della Vargas, nel senso che sì, mi piace naturalmente, se no non avrei preso questo libro, ma la cosa che mi è piaciuta riguardo alla sua scrittura è che si è praticamente riscattata rispetto al mio parere in I Quattro Fiumi, che è praticamente la graphic novel. Là avevo detto che forse non era il caso di incimentarsi su storie brevi, perché là non erano tanto riuscite come scrittura. La storia poi è bellissima, ma come scrittura non era riuscita tanto bene, secondo me. Invece mi sono ricreduta totalmente, perché pur essendo racconti, le storie sono veramente molto coinvolgenti, sono intrippanti, ci si affeziona allo stesso ai personaggi, quando ne finisci, quando ne finisci, quando ne finisci una, ci resti male perché ormai ti eri affezionato e dici: no, ma io non voglio passare a quelli dopo, voglio rimanere con questi. E poi ovviamente succede lo stesso anche con quelli dopo, perché appunto ti affezioni a tutti. Quindi niente, mi sono assolutamente ricreduta sul fatto che la Vargas sappia scrivere storie brevi, ecco, mettiamola così.
Perché questi sono davvero ben riusciti, soprattutto rispetto alla graphic novel. Quindi forse evidentemente il problema era proprio la graphic novel. What else? Ah, sì. Chiudo dicendovi che questo libro è assolutamente consigliato a tutti, nel senso sia che vi piacciono i gialli, sia che non vi piacciono, sia che vi piaccia la Vargas, sia che non vi piaccia, sia che l'abbiate già letta, sia che non l'abbiate mai letta. Perché veramente per avvicinarsi all'autrice sicuramente sono ottimi, perché uno capisce più o meno com'è il personaggio di Adamsberg, capisce più o meno com'è la scrittura dell'autrice, quindi essendo brevi hanno diciamo quell'assaggio che porta poi alle portate principali che sono i romanzi. Faccio paragoni col cibo perché ho fame, non so se si nota, come sempre, del resto io vivo con la fame. Se invece l'avete già letta, vabbè, è semplicemente ovviamente un'aggiunta, diciamo, ai romanzi. Se vi piacciono i gialli, è inutile dire che sono gialli. Se non vi piacciono i gialli, dovreste provare perché se mi seguite sapete che io non sono particolarmente amante di questo genere. Mi ci sono avvicinata più che altro perché, vabbè, stando con Joe, per forza di cose, io poi confido che un giorno lui faccia lo stesso con il fantasy, ma povera me, povera illusa. Succederà mai. Comunque io ho provato ad avvicinarmi al genere e tutto sommato devo dire che una volta trovati gli autori che mi piacciono me la cavicchio, nel senso Foschi è un caso, la Vargas, vabbè la Vargas già la leggevo prima di stare con lui, è un altro, nel senso che non è un genere che escludo a priori, ecco, a differenza magari dell'horror, che lì però è un caso di a parte, insomma. Quindi niente, io è un libro che consiglio assolutamente, è uno dei migliori letti quest'anno, almeno fino ad ora. E basta. Il video doveva essere lampo, probabilmente mi sto dilungando anche troppo per dire niente, come al mio solito del resto, perché io faccio così. E quindi niente, fatemi sapere se l'avete letto, cosa ne avete pensato, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!